messaggio dolce e poetico a tutte le donne per ricordare ed esaltare la preziosa figura femminile in poesia, musica, danza e teatro. Al Domenico Modugno di Aradeo, nella giornata della festa della donna, in scena lo spettacolo diretto da Rosaria Ricchiuto, Le donne cantate dai poeti, che nasce proprio dal grande rispetto ed amore per la donna, concepito per l'occasione della festa della donna con lo scopo di connotarla e sublimarla attraverso il canto. I versi di grandi poeti come Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Giuseppe Ungaretti, Gabriele D'Annunzio, Oscar Wilde, Pablo Neruda, Hikmet, García Lorca. Segue il mondo cercando te, quando la moda cambia, eppure cambia continuamente. Una performance con molta presenza al femminile che tra canto, musica, recitazione ha saputo creare uno spettacolo degno dei migliori musical dove l'accompagnamento del suono della fisarmonica del maestro Rocco Nigro ha dato un tocco di classe allo spettacolo. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi. Con la regista ed attrice Rosaria Ricchiuto sul palco si sono avvicendati, oltre al musicista Rocco Nigro, alla fisarmonica, gli attori Katia Occhilupo, Mauro Martina e Salvo Ferraro, il tutto arricchito dalla voce della cantante Marianè. Un superbo omaggio a tutte le donne, da sempre e dovunque nel mondo, ispiratrici di poeti e di scrittori. Il Comune di Aradeo, nell'ottica di valorizzare la sua tradizione culturale, ha deciso di organizzare, in occasione della Festa della Donna, appunto l'8 marzo, un bello spettacolo teatrale in onore delle donne. Si intitola Le donne cantate dai poeti con il regista Rosaria Ricchiuto e siamo molto contenti dell'evento, di aver organizzato questa bella festa per continuare sempre la nostra tradizione culturale e omaggiare le donne, di cui tutte le donne aradeine, di cui andiamo fieri.